La mostra nasce per raccontare l'Italia, è un'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un compito arduo in 120 scatti, raccontare un paese nella sua complessità e molteplicità. La chiave di lettura è stata un po' quella di mettere il rapporto per raccontare un'Italia nei suoi diversi aspetti, paesaggistico, storico e culturale, mettere in rapporto la fotografia storica e la fotografia contemporanea in un dialogo serrato al di fuori anche di schemi cronologici. La mostra apre con un'opera di Walter Niedermayer e chiude con una toccante fotografia di Paolo Pellegrin. In mezzo tantissimi autori che hanno fatto la storia della fotografia del Novecento italiano e grandissimi contemporanei, ed elegante le immagini storiche degli archivi alinari. Questo bacino di memorie storiche e visive che tutt'oggi l'Alinari continua ad esprimere proprio come banca dati visiva della nostra storia, della storia del nostro paese. La mostra accosta in maniera libera, senza appunto vincoli cronologici, fotografia storica e fotografia contemporanea. Appunto, in questo accostamento, in questo percorso visivo che mette insieme fotografia storica e fotografia contemporanea, la mostra può essere letta anche come un piccolo compendio di storia delle tecniche fotografiche, per cui si passa dal calotipo, un negativo in carta antico, chiaramente in riproduzione in questo caso, fino alla virtual photography in game, con uno scatto che rappresenta Firenze tratto da Assassin's Creed. Quindi, come dire, sono stati contemplati anche tutti i linguaggi sperimentali per quello che insomma poteva essere possibile nell'arco di 120 cornici, anche da un punto di vista tecnico. Firenze sarà l'unica sede italiana della mostra, che ha già in ponte una ricca circuitazione in paesi, in importanti città europee ed extraeuropee. È con questo caleidoscopio di immagini, con questo dialogo serrato tra fotografia storica e contemporanea, che l'Italia intende ripresentarsi al mondo dopo un periodo particolarmente duro. Penso che gettare uno sguardo su chi siamo e chi siamo stati possa aiutarci a focalizzare meglio le sfide del futuro.